compleanno, la canzone del compleanno, che se non sbaglio è nel terzo, no, del secondo disco, 2 anni dopo. L'ho scritta tutta e poi l'ho perso il testo. Allora l'ho riscritta a memoria di quello che mi ricordavo, ma non è come Non detto che sia non è la meglio. prima scelta, è sicuramente la migliore, insomma, quello sicuro è la migliore. Hanno tradotto dal catalano la canzone di Joan Manuel Serrat, La Tieta, l'avevo già scritta questa canzone, ma lì ho perso il testo. Come voi capite, facendo sono ordinata, sono molto ordinata, certo. E mi è toccato di scriverle tutte, insomma, forse anche lì la prima versione forse era migliore, come sempre. Ma di fatti poi mi sono messo a scrivere in prosa, avevo già scritto tante, tante cose prima, soltanto che le perdevo. Invece ho portato, sa, uno dei primi in Italia, credo, a comprare un computer, perché stavo scrivendo il vocabolario del dialetto pavanese, opera monumentale, come tutti voi ben capite. Opera. E allora ho pensato che fare le schede su un computer sarebbe stato più ordinato, sarebbe disordinatissimo, insomma. E così ho comprato questo personal computer, che era un TIR con motore da 500, siamo all'inizio degli anni 80, costò una fortuna questo. E visto che c'era questo computer, ho cominciato a scrivere con il computer e così sono riuscito, con un computer successivo, per dire la verità, a scrivere il primo romanzo mio che è uscito nel 89, credo, che è Croniche Pafaniche. Perché prima scrivevo, poi perdevo i fogli.